Ok, se lui non vuole impegnarsi, osserva i comportamenti. Questa è la frase del giorno, il video del giorno. Allora, come al solito, che cosa è successo? Ho ricevuto delle domande, no? Allora, questa ragazza dice, ciao, mi chiamo X, vabbè, non dico il nome, e non vorrei essere inopportuna. Adesso queste parole con voi gli ho dato una risposta dettagliata. Io ho visto il tuo profilo TikTok, mi sembra in gamba, magari riesci a farmi capire perché un uomo reagisce così. Dopo anni di relazione e avrei bisogno anche di un consiglio da parte tua. Grazie in anticipo. Ti spiego il tipo di relazione. All'inizio diceva che sarebbe stata una relazione senza impegno. In tempo i suoi atteggiamenti e attenzioni sono cambiati. Menziono che la relazione è durata 7 anni. Dice poi, all'inizio ci incontravamo una volta a settimana e non rimaneva da me. Man mano che nel tempo è passato veniva a fine settimana. C'è un po' di italiano sbagliato, eh? Dice, da sabato sera, fine domenica sera e le vacanze estive li facevamo, rente 15 giorni, sempre insieme. Che il test di 15 giorni seguiva, test non so cosa vuol dire, seguiva a farli insieme ai parenti, che lui poi gli altri 15 se li faceva con i parenti. In tutti questi anni non ha mai voluto che conoscessi la madre, anche se la madre sapeva della mia esistenza. Ho avuto momenti bellissimi, indimenticabili, ma il bello viene adesso. Da gennaio 2020, dopo il capodanno fatto insieme, che mi ha fatto anche una sorpresa, si è ammalato, mi faceva vedere che tutti i prelievi stava bene e a lui diceva di stare male. E piano piano le chiamate sono diminuite. Adesso mi chiama una volta o due da 3 mesi. Il mio stato di WhatsApp lo guarda sempre. Che tipo di uomo è? Perché reagisce così? Non so trovare una logica. Mi puoi aiutare? Allora, questa è stata la domanda di questa ragazza. E il titolo, ricordo, se lui non vuole impegnarsi, osserva i comportamenti. Quindi vediamo che cosa ho scritto. Allora, innanzitutto vi ringrazio per i complimenti, ringrazio anche voi che mi seguite, siete pochi, però pochi ma buoni siamo. Allora, vedi la situazione per quello che è il suo comportamento, quindi io devo sempre guardare come si comporta una persona, che sia in ambito sentimentale, in ambito amicale, in ambito lavorativo, eccetera, eccetera. Quindi a prescindere dalla malattia che insorge, no? Quindi può insorgere magari una malattia per un uomo, adesso sistemo un attimo la gamma perché sennò qua cade il mondo. Quindi, a prescindere dal tipo di malattia che insorge, è probabile che lui, in questo caso non voglia più stare con te, cioè è probabile, e magari non ti ha mai inquadrata come una partner in realtà in tutti questi anni, ti ha inquadrata sempre come una così da usare. Mi dispiace che te lo dico, magari in modo anche un po' crudo. Quindi che cosa ti viene a pensare a te se tu dovessi guardare la situazione dall'esterno, cioè nel senso quando ti relazioni con un uomo, eccetera, se voi guardate la relazione dall'esterno, no? Cosa pensereste? Cioè voi adesso siete fuori, state ascoltando quello che io vi dico, state ascoltando questa storia di questa donna e cosa pensereste? Cioè il punto è facile, dopo anni passati, un uomo che non vuole presentarti la famiglia. Silvia, la relazione non ha mai preso la piega che tu pensi ha preso, ovvero quella della relazione se l'è salda, ma che invece al contrario. Cioè, anche se tutto viene inquadrato come relazione duratura, chi omette la famiglia, no? Dopo addirittura 7 anni di relazione, cosa ti sta dicendo? Ti sta dicendo, guarda che io voglio tenerti in disparte, ok? Cioè, non ho intenzione di portarti avanti. Quindi, tornando a noi, io non mi sorprenderei se durante questo tempo, no, si è messo anche con altre donne. Assolutamente. Quindi la prossima volta, no, che riconosci un uomo, devi guardare le azioni, comportamenti, modi di fare, modi di approcciarsi. Cioè, a volte ti sovverranno, no, dei sospetti, cioè avrai un sesto senso e ti diciamo, ah, ma questa è una situazione strana. Cosa fai in quei casi? Segui l'istinto. Cioè l'istinto è necessario. Cioè se tu non segui l'istinto in una relazione, non segui quella cosa che ti dice guarda che questa va a finire male, lì finisci strano perché poi lo sai, no? Che hai quel tipo di problema, lo sai che c'è qualcosa sotto che puzza di marcio, però tu eviti, lo eviti costantemente.
Quindi lo eviti, cerchi di non guardare, cerchi di non fare, è un problema. E allora la prossima volta devi guardare il comportamento, chiederlo, comunicare anche, perché non mi presenti male? No, 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 no. Cioè, si capisce subito, ok? Bene, spero che sia stato d'aiuto, mi raccomando, iscriviti al canale, I'll see you in the next.